Questa sera ci troviamo a Perugia al ristorante La Dolce Vita, dove si festeggia la cena del Natale del Mantignana Montemalbe. Ma andiamo subito a scoprire questa serata. Al centro della sala, che è aggremita di persone, con noi c'è Riccardo Bricca, il presidente del Mantegnana Montemalbe. Presidente, una domanda sulla prima squadra inevitabile. Non è stato rischioso prendere come allenatore una persona così inesperta come Fabio Miattelli? È soprattutto giovane. Cioè dirottarlo dai pulcini. Sì, è vero che ha vinto un campionato. È vero che ha vinto un campionato juniores, però presidente, però hai rischiato molto. Mi mettono a disagio, mister, io posso rispondere tranquillo. Tanto Miattelli non c'è, vai. È come se non sente. No, a noi siamo contenti di Fabio, siamo contenti di quello che sta facendo lui con i ragazzi. È stata una scelta, diciamo, una scelta di cuore, per cui ci ripaga. È una scelta, no aspetta, una scelta che hai fatto tardi, perché c'hai una retrocessione sulle spalle, io l'addosso tutta a te, però mi dispiace essere così cattivo oggi, però caro presidente, tu hai voluto seguire e secondo me io questa chance a Miattelli non gliel'avrei mai data, perché adesso ti darà un grande dispiacere, io te lo preannuncio, a maggio andrà via perché è stato chiamato da una società molto importante, quindi cerca di trovare l'erede giusto. No, fate voi, non c'è problema. Facciamo tutto. Facciamo tutto io e lui. Andate avanti con il sipario. Ti fa da procuratore, sì. C'è il procuratore. Poi me lo dirà verso il primo maggio, no magari. Presidente, è contento dell'andamento della prima squadra? Sono contento dell'andamento della prima squadra perché quello che avevamo preparato quest'estate ci sta dando i frutti che speravamo, insomma, quindi ci siamo ripresi, ci siamo rimessi in carreggiata. Domenica abbiamo fatto un ottimo punto a Magione contro una delle pretendenti alla vittoria, perché così era in partenza e così ha dimostrato di essere, perché loro sono una squadra veramente forte anche fisicamente, forte come esperienza. E quindi per noi aver fatto punto domenica è stato un punto importante. Venivamo da 3 vittorie consecutive e un pareggio, quindi è stato il quinto risultato utile consecutivo. Siamo contenti, adesso domenica ce la giochiamo di nuovo con la Tiber in casa e vediamo quel che viene. Siamo comunque contenti. Adesso una domanda al mister. Mister, ma mai pensato di dimettersi?
Ma veramente tutte le volte che me lo dice il nostro amico Giacomo, un pensierino ce l'ho fatto, eh. Però vedo che lui continua a telefonare ai presidenti per farli vincere, mi porta bene, quindi lui continuasse a prendere il telefono che io ci ho posto così. Allora, una domanda te la faccio io sui giovani. Allora, questa sera guardando anche l'occhio vuole la sua parte, abbiamo tantissimi ragazzi. Credo che, quanto siamo? Siamo 250 persone. Solo i ragazzi, più tutte le due sale del ristorante. Ecco. Quindi questa è la testimonianza dell'affetto che si ha verso una società. Tu sei in carica qui da poco, da un annetto. Da un annetto. Sì, da un annetto. Però i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ora, ti è mai capitato durante la notte, quando dormi, e sei nei tuoi pensieri pensare a questi giovani, che tu hai una grande responsabilità? Ma guarda, io e tutti i consiglieri, perché io comunque quando alla fine sono uno dei 24 consiglieri, ce la sentiamo la responsabilità, perché 3 anni fa, quando abbiamo intrapreso il percorso di formazione, di fusione di queste due società, l'abbiamo intrapreso con questo scopo, cioè era quello di far sì che il calcio ritornasse a essere al centro anche per i giovani, al centro di anche un po' della vita di questi ragazzi, perché quando alla fine cercare di tirarli via un po' da quelle che sono le cose che fanno tutti i giorni, telefoni, computer, videogiochi, quindi tenerne al campo sportivo il più possibile. Questo era un nostro obiettivo. Questa società è cresciuta come presenze, perché siamo partiti 3 anni fa da 160 iscritti alla scuola calcio e quest'anno siamo arrivati a 193 iscritti, per cui probabilmente qualcosa di buono nei 2 anni scorsi si è riusciti a fare, se anche quest'anno le iscrizioni sono aumentate. Beh, Presidente, come organico gli allenatori è di alto livello, quindi chiaramente cosa ti aspetti tu da loro? Cioè, questa è una domanda che non abbiamo mai fatto, ma francamente che ti aspetti da loro? I risultati o che alla fine il ragazzo è contento di vivere in questo? Allora, la cosa più importante, siccome io penso che il calcio è un gioco, perché si chiama gioco del calcio, quindi se i ragazzi vengono al campo per giocare vuol dire che si divertono, è implicito, se giochi ti diverti. Poi dopo è ovvio che noi abbiamo anche qualche obiettivo legato ai risultati. In tutto questo gli allenatori, gli assistenti che noi abbiamo dentro la società, coadiuvati dai due responsabili tecnici, Filippo Brachini per l'area agonistica, sì, che adesso dopo intervisteremo, e Luca Batocchioni per l'area non agonistica, ovviamente l'obiettivo della società è anche quello di far crescere sotto l'aspetto tecnico questi ragazzi. Da quest'anno, oltre gli assistenti che ogni allenatore della scuola calcio ha, abbiamo aggiunto una figura che è quella del preparatore di tecnica individuale, il professor Stefano Poccioli. Questo per noi è un ulteriore tassello legato alla maturazione tecnica di questi ragazzi. Questo è quello che noi ci aspettiamo, che i ragazzi vengano al campo per divertirsi e che si divertano quando stanno insieme, così come speriamo che possano riuscire a crescere e possiamo noi insegnargli qualcosa come società. Allora, io ti faccio l'ultima domanda, poi passa Irene per i saluti. Quando tu hai pensato, ti è venuta in mente l'idea di affidare questa squadra a me, a Telli? Beh, l'idea in una notte, avevamo mangiato tanto, non dormivamo e quindi ci è venuto in mente il nome di Fabio. No, assolutamente no. Il nome di Fabio era ricorso già dall'anno scorso, tu prima lo stavi dicendo. Così come a questa società era venuto in mente anche il nome di Filippo Brachini, che è l'attuale responsabile tecnico dell'area agonistica. Però, c'è un però, Fabio Meattelli l'anno scorso stava lottando per la vittoria di un campionato, quindi vincere un campionato A1, A2 juniores e portare questa squadra in A1 per noi era fondamentale, per cui abbiamo reputato utile lasciare Fabio Meattelli a concludere il suo percorso, così come
togliere il responsabile di tutta l'area tecnica giovanile da un lavoro che avevamo impostato 2 anni fa, ci pareva un sacrilegio. Ci è andata male con la prima squadra, ma ci è andata bene con la juniores. Ringraziamo il presidente Riccardo Bricca e non so se vuole approfittare dei nostri microfoni per fare gli auguri di Natale. Io volevo ringraziare intanto tutti i partecipanti, tutti i genitori che hanno permesso ai propri figli di essere qui stasera e tutti i genitori che sono qui per aver permesso questa bella serata, la riuscita di questa bella serata. Ringrazio tutti, colgo l'occasione che mi avete dato per porgere a tutti i migliori auguri di buone feste, di buon Natale e di buon anno, perché ormai l'anno vecchio è finito e speriamo che l'anno nuovo ci porti tante gioie, tante gioie. Grazie. Grazie presidente. Ci troviamo con, come ti chiami? Edoardo Sonaglia. Francesco Orsini. Vittorio Guercini. In quale categoria giocate? Under 15. Come sta andando il campionato? Allora io sono rientrato da poco e ancora non posso giocare, però sto vedendo che la squadra non sta andando troppo bene e spero che comunque in tempo possa migliorare sia negli allenamenti ma anche nelle partite. Sono d'accordo con Edoardo, sicuramente con il passare del tempo miglioreremo. Infatti anche in allenamento diamo tutto quello che abbiamo. A questa serata del Mantignana ha partecipato, immagino, con grande gioia il presidente del CRU, dottor Luigi Repace. Allora, sotto Natale si può dire che queste serate sono un po' il riassunto dell'attività del Comitato Regionale Umbro in fatto di entusiasmo, di partecipazione, di socialità? Uno dei messaggi che noi vogliamo che venga portato avanti è quello dell'aggregazione, e più aggregazione di questa penso che sia molto difficile in un comprensorio come quello dove questa società svolge la propria attività. Avere tutti questi ragazzini per me è una cosa fantastica. Io posso solamente fare i complimenti a tutti loro, come d'altra parte anche alle altre società che fanno tanta attività giovanile, perché questo è il modo per dare una mano anche al sociale. Io credo che tutti si debbano convincere, anche i nostri amministratori, che dopo la famiglia, la scuola, c'è lo sport, in questo caso il calcio, dove i nostri figli possono crescere in un ambiente sereno, tranquillo, divertendosi. Il messaggio che io sto portando avanti in questi giorni dove io vado è che parlo per noi genitori, non per loro genitori. Per noi dobbiamo far fare una sola cosa, quella di far sì che i nostri figli crescano in ambienti come questo per divertirsi, senza pensare che dentro casa possiamo avere il Messi della situazione o il Ronaldo. Noi dobbiamo far sì che i nostri ragazzi stiano in ambienti come questo, senza credere a tutte quelle fandonie che vengono dette se vai da una parte o dall'altra. Loro devono crescere nel loro habitat naturale e cercare soprattutto di aggregarsi, perché dopo la pandemia noi dobbiamo ritornare a quelli che sono i nostri valori, e credo che società come questa lo stia dimostrando con tutta questa gente. È una cosa veramente fantastica. Buonasera presidente, una domanda anche per me, ma si ricandida o no? Ognuno di noi può pensare di poter fare qualsiasi cosa. Io ho sempre detto che non è che uno si debba ricandidare, è necessario che siano chi vota che debba candidare un proprio rappresentante. Io posso dare la mia disponibilità, dopo saranno le società a decidere a chi dare fiducia. Grazie. Ho l'onore e il piacere di avere con me il presidente Luigi Repace. Ora, presidente, in Umbria tutto quello che lei ha fatto e che è sotto gli occhi di tutti è una domanda che io ho già fatto, però mi piace ripeterla sotto il periodo natalizio. Perché non si trova nessuno in grado, secondo me, di subentrare e di dare diciamo un'alternativa al presidente Repace? È un po' una domanda e un po' nello stesso tempo credo che debba essere io a rispondere. Io cerco di fare il massimo per quello che sono le aspettative che le società che votano possano dare. Poi è ovvio che nella democrazia ognuno può
essere votato, può essere candidato. Sono, credo che a qualcun altro vada fatta questa domanda, non a me. Le nostre società sanno quello che noi stiamo facendo, credo che l'uomo solo al comando non esista. Noi facciamo un gruppo, facciamo riunioni su riunioni per andare incontro a tutte le esigenze delle nostre società, e quindi ci sarà tempo e modo, penso che sia prematura una cosa del genere, dobbiamo fare ancora tantissime cose, dopo saranno le società a decidere chi deve rappresentarle. Però è anche difficile subentrare a Luigi Repace perché... Perché nessuno è indispensabile, tutti siamo, come dire, siamo importanti per quello che facciamo, lo sono i dirigenti di società per il loro ambito, lo sono i calciatori, lo sono i dirigenti federali, ma nessuno è indispensabile. Però io, Presidente, mi sento di fargli una confessione, senza girarci attorno e senza sviolinare. Noi giriamo quasi tutte tutte le società durante la settimana. Io francamente devo dire una cosa, non ho trovato al momento nessuno, anzi mi dicono tutti, speriamo che il presidente, il dottor Luigi Repace, dice tu Bevilà ne sai qualcosa, si ricandida, e io non faccio altro che dire guarda, lo avrò ai microfoni, farò questa domanda, quindi la mia non è la domanda mia di Giacomo Bevilacqua, ma è la domanda che tutta l'Umbria si pone, perché in realtà hanno paura che Repace lascia un vuoto. No, io non lascio nulla, nel senso che se le società vorranno ricandidarmi io sarò ricandidato, ma non dipende da me, e ribadisco, ancora è troppo presto. Poi per quanto riguarda il fatto che loro siano soddisfatti, io non posso che essere contento e gratificato, perché ribadisco, nessuno è perfetto, sbagliamo tutti, ma solo chi fa sbaglia, e noi crediamo di fare tanto. Dopo ribadisco, da soli non si fa nulla, se non ci fossero le società noi non potremmo far nulla, e credo che quando dici che quando vai in giro succede quello che succede, cioè che ti dicono che loro, bisogna farsi una domanda e darsi una risposta. È vero, come sempre il Presidente, però cogliamo l'occasione che ci siamo noi per fare gli auguri di Natale a tutte le società, perché questa trasmissione va in onda, lo sapete tutti, su TEF canale 12 alle 20:50 giovedì prossimo, quindi ne approfitto per Presidente, approfitto dei nostri microfoni per un saluto a tutta l'Umbria. E io ti ringrazio, per me è un grande piacere poter fare gli auguri a tutte le nostre società, ai dirigenti, a tutti i componenti della Federazione Italiana Gioco Calcio che stanno in Umbria, ringraziando anche voi della stampa per quello che fate. Io mi auguro che sia un sereno Natale per tutti noi e che ci sia un 2024 ancora più foriero di soddisfazioni, soprattutto nella vita e poi nello sport, nel calcio, perché abbiamo bisogno tanto di valori, e mi auguro che lo sport possa contribuire a far sì che questi possano migliorare e ritornare a quello che era un po' di tempo fa. Nel frattempo ci ha raggiunto il responsabile del settore giovanile Filippo Bracchini, ben arrivato. Buonasera. Adesso Giacomo farà subito una domanda. No, ti volevo dire, adesso tu ti ritrovi a fare l'allenatore della A1 Juniores, no? E in più, come fai a far conciliare le due cose? Beh, diciamo che è un impegno abbastanza gravoso in termini di, ma non tanto di tempo solamente, ma di concentrazione alle situazioni, perché comunque questo nuovo incarico responsabile che ricopro da 2 anni è molto affascinante, in una realtà che punta molto al settore giovanile e dove ci sono ragazzini di tutte le età, e quindi quello non lo potevo mai abbandonare. E per l'altro aspetto poi ci siamo trovati ad una decisione in corsa che avrebbe visto, diciamo, un gruppo un pochino, diciamo, in difficoltà, e naturalmente per me si è trattato la società, mi ha chiesto, diciamo, se fossi stato d'accordo in questa cosa, e naturalmente per me è un ritorno alle origini ed è anche un piacere, è naturale che la panchina manca in certo qual modo. Al momento, diciamo, ecco, forse l'unica persona che può subire un po' il colpo di questa cosa è un po' la signora a casa, che ecco, però da questo punto di vista, insomma, c'è massima comprensione, a parte gli scherzi, insomma,
si cerca di conciliare il tutto tra lavoro e passione, ecco. Ricordiamo al pubblico quanti iscritti avete. Ah, quest'anno siamo superato le 180 unità e ecco, diciamo che dall'anno scorso che abbiamo le disponibilità del campo sintetico è sicuramente un fattore importante in più, quindi comunque sia riusciamo a sopperire un pochino, siamo sempre in piccola difficoltà con gli spogliatoi, però piano piano sistemeremo anche questo con qualche piccolo aiuto, speriamo, ecco. Vuole approfittare dei nostri microfoni per fare degli auguri di Natale? Ma naturalmente faccio un augurio speciale a tutto il movimento del calcio umbro, del settore giovanile, del settore dilettantistico, a tutte le famiglie che possano trascorrere comunque tutti un Natale sereno e sempre con il sorriso stampato, perché questo, stiamo sempre parlando di sport, di calcio, e quindi questa nostra grande passione che possa essere condivisa nel migliore dei modi. Ecco, presentiamo con noi il responsabile dell'attività di base, Luca Batocchioni. Adesso Giacomo ti farà una domanda, ben arrivato. Grazie tanto. Allora Luca, essere a te il compito più difficile, perché allenare i piccoli a mio avviso è il ruolo più delicato, più difficile che ci possa essere in una società, perché in base a come tu insegni loro apprenderanno e saranno eventualmente i futuri campioni di un domani, oppure i futuri calciatori, oppure i futuri atleti, quello che sia non è un problema. Perché tu hai scelto questo ruolo, l'hai accettato e che difficoltà incontri giornalmente? Allora, sicuramente è un compito difficile, al tempo stesso è molto gratificante, perché comunque nell'attività di base sono bambini e ragazzi che li vedi crescere giorno dopo giorno. E ormai sono 5 anni che ricopro questa carica ed è stato un po' un continuo, un susseguirsi di situazioni negli anni che hanno portato a questo. Ho iniziato ad allenare 12 anni fa nel settore giovanile, dove sono cresciuto da, diciamo, giovane calciatore, poi sono diventato allenatore e successivamente appunto responsabile. E che dire, il tempo è passato e a poco ecco ci siamo sempre un po' rinnovati. Sì, ma le difficoltà che incontri ogni giorno quali sono? Beh, le difficoltà ci sono, comunque i ragazzi sicuramente sono molto... E dov'è? Nell'apprendimento? Allora sicuramente noi lavoriamo molto sotto il profilo oltre che tecnico anche coordinativo. Senza dubbio i bambini e i ragazzi di adesso, di oggi, rispetto a una volta sono un po' più indietro sotto questo profilo. Anche perché ecco, il calcio è la prima situazione motoria che approntano spesso e volentieri, mentre no, si dice una volta si giocava in piazzetta e poi si andava a giocare a calcio. Adesso in realtà il primo step per molti appunto è portare i figli a giocare a calcio, quindi bisogna creare gli schemi motori, creare appunto degli allenamenti specifici per canotti, di poi cresce nei mesi, negli anni. Bene, io penso che hai risposto perfettamente. Allora, lei ricopre due ruoli, uno come responsabile dell'attività di base e uno come allenatore della scuola calcio. Come fa a conciliare tutti questi due ruoli? Beh, sicuramente il tempo sto molto, molto al campo, perché un po' i giorni che alleno, quando non alleno comunque devo seguire tutte le altre squadre, quindi sicuramente di tempo ne dedico tanto al calcio, alla scuola calcio. E diciamo sono due ruoli che sicuramente non è semplicissimo, perché comunque bisogna dividersi in più situazioni, però diciamo che al momento sta andando bene, no? E sicuramente non c'è conflitto, che tra l'altro io alleno i giovanissimi, quindi diciamo è la parte agonistica, è una squadra dell'agonistica, quindi
ecco, non alleno direttamente l'attività di base, quindi ecco, sono due ruoli che possono coinciliare. Approfitti dei microfoni. Anche lei vuole approfittare dei nostri microfoni per gli auguri di Natale? Assolutamente, faccio gli auguri di Buon Natale a tutti i nostri ragazzi e a tutte le famiglie. Allora, chiediamo qualcosina anche a questi ragazzi. Ciao, come ti chiami? Mattia. Come ti trovi nel Mantignana Montemalvi? Bene. E come sta andando il campionato? Bene, ne abbiamo vinte tante e a volte perse. E il tuo compagno vicino come si chiama? Giacomo. Ciao, tu come ti trovi invece nel Mantignana? Bene. Bene. Mister com'è? Bravo. Benissimo, vi state divertendo in questa serata? Sì. Allora, conosciamo da quest'altro lato questi ragazzi. Ciao, come ti chiami? Mario. Cosa ci vuoi dire del Mantignana Montemalvi? È una bella società che, cioè, ho trovato bei compagni, è organizzata bene e, cioè, qualche una vinciamo anche. E del mister che cosa ci dici? È bravo. Ce l'hai vicino, puoi dire qualsiasi cosa. Esatto, anche brutte. No, ci insegna bene, direi che è un buon mister. Gabriel. Come ti trovi nel Mantignano? Ma molto bene, trovo che è una società che ci metta molta disciplina sia nello staff che dopo nei giocatori, negli atleti. Sono riuscito a portare il grande bomber Matteo Cenerini, che è la fortuna, le fortune di Fabio Meatelli. È vero o no, Matteo? Non è vero, assolutamente. La fortuna. Io so che sei stato minacciato di non venire ai microfoni perché l'allenatore aveva paura e ti ha minacciato che non ti faceva giocare, è vero o no, Matteo? Questo è vero, però la fortuna di una squadra, di un allenatore, la fanno, anche se sembrano frasi fatte, la fa sempre il gruppo, lo spogliatoio, e di conseguenza un singolo non può. Aspetta, Matteo, io devo capire per quale motivo tu per anni ti hanno cercato società importanti di categorie più importanti e tu hai sempre voluto rimanere a Mantignano. Per quale motivo? Ma perché molto semplicemente per me Mantignana è come una seconda famiglia. Per me. Sì, ma hai mai pensato al tuo più grande sponsor che è tuo padre? Sì, ma mio padre è contento. Credo e penso che è contento che io sia felice e io sono felice a Mantignano. Questo lo so, Matteo. Che ti senti di dire sotto Natale? Sotto Natale mi sento di dire che cercheremo di continuare la strada che abbiamo intrapreso dopo un inizio un pochino balbettante, e cerchiamo di cavarci tutte le soddisfazioni possibili da qui alla fine, cercando di recuperare quello che abbiamo perso l'anno scorso. L'obiettivo è chiaro che quest'anno, comunque il prossimo, è quello di riprenderci quello che abbiamo. Adesso ti vediamo che Irene che cosa ti vuole chiedere. Sì, allora sappiamo che ha fatto già 6 gol. E qual è il suo obiettivo di gol futuro? Allora, come penso qualsiasi attaccante, l'obiettivo della doppia cifra penso che sia quello che qualsiasi attaccante in queste categorie mira. Poi dopo è chiaro, il risultato di squadra supera qualsiasi obiettivo personale, quindi se riesco a raggiungere più gol possibili che servono al Mantignana, ben venga. Vuoi approfittare dei nostri microfoni per gli auguri di Natale? Sì, approfitto appunto per fare gli auguri a tutto il mondo Mantignana, a partire dai ragazzini più piccoli, a tutti i compagni della prima squadra, alla dirigenza che non ci fa mancare mai nulla, e speriamo di toglierci più soddisfazioni possibili. Come ti trovi? Come ti sembra questo campionato? Ma allora dico solo che negli allenamenti ci impegniamo tanto e quindi penso che adesso possiamo solo migliorare. E il mister come si comporta? Il mister molto bene, con la squadra e con i compagni ugualmente. Grazie. Cari amici,
cari amici, lui è Federico Meattelli. Io ve lo voglio presentare perché purtroppo mai avrebbe voluto suo padre come allenatore, però ha fatto la fine di Maldini e gli tocca il padre. Io vorrei sapere da te, manda un messaggio a tutti quei figli che hanno i genitori o presidente o allenatore, quanto è difficile vivere in casa tua con un padre così come... ecco, bravo. No, vabbè, allora io ci sono abituato perché sono cresciuto nelle giovanili con papà, mi ha allenato fin da quando insomma ero, no piccolo perché sono piccolo, però quando ero più piccolo, e poi ecco mi ha ripreso insomma adesso. Sì, vabbè, per te è indifferente, chi c'è? Ovviamente fa piacere, soprattutto quando ci sono risultati positivi. Vabbè, ma tu avresti preferito un altro allenatore? Devo dire sì oppure... ma no, lui è bravo, se lo merita, glielo ho detto e niente, spero ancora di più con lui allenatore che insomma andremo bene in campionato e... Quindi questo non ti dà fastidio? No, assolutamente, anche in casa possiamo fare una chiacchiera di 10 minuti, però poi insomma tutto tranquillo. Irene, lui è il figlio di Fabio. Tu hai qualche domanda da fargli a questo ragazzo? Allora, una curiosità, ma come affronta la domenica Fabio Meattelli? Ma allora, la domenica diciamo che lo vedo poco, perché col lavoro che fa diciamo non lo vedo tanto, però parliamo insomma della partita a cena, quei 5 minuti, e infatti la mamma e la sorella ci devono sopportare, e infatti ecco, però ecco, la domenica... Non lo vedo molto, parliamo a cena come ho già detto, però anche... Va bene, tu sei pronto, lo sai che il prossimo anno la tua strada è diversa da quella di tuo padre, lo sai? Quello vedremo, ancora non si sa, io penso a fare bene adesso, ecco, bravo. A fare risultati insieme alla squadra e niente, per ora penso a quello, poi vedremo. Grazie Federico. Grazie. Irene, abbiamo una domanda per Scopetti? Sì, allora... Essere il compagno del figlio dell'allenatore, immagino le chiacchiere si sprecheranno. Federico ha una gran bella fortuna, che è quella che è un gran giocatore, di conseguenza evita le battute, evita tutto quello che può essere il contorno, comunque rispetto ad essere il figlio dell'allenatore, che è un ruolo difficilissimo, soprattutto... Nicola, tanto Meattelli non ci sente, è in America, è andato in vacanza con i miei soldi. No, zero, gioca è andato in vacanza in America con i miei soldi, no, non la vedrà la trasmissione. Ma mai fatto dimenticare la domanda, ma sì, sinceramente, no, vi trattenete... magari, perché a me mi risulta che dentro lo spogliatoio qualche coro contro il mister c'è, però siccome c'è il figlio è lui il capobanda, allora il capobanda è lui. Beh, comunque cari amici, non so se ci siamo riusciti, speriamo di aver fatto una cosa gradita a Meattelli, a tutti, ma comunque abbiamo tolto una curiosità che tanti anni fa la stessa domanda la fecero a Cesare Maldini, no, al figlio, a Paolo Maldini, verso suo padre. Sentissi dire sei un figlio d'arte era un po' un peso. Tu non ce l'hai, non te lo senti, quindi benissimo. Vabbè, il livello è diverso però. Bene Irene, li vogliamo congedare sti ragazzi? Bene, ringraziamo Nicola Scopetti e Federico Meattelli, grazie. Grazie a voi, grazie mille. Grazie a voi, buona serata. Grazie Federico, grazie Nicola. Bene amici di Giovani in Gol, noi adesso ci godiamo il resto della serata e ringraziamo appunto Fabio Meattelli. Grazie a voi che vi ho ritrovato in questa veste diversa.
tutti amici di Giovani in Gol, siamo in tema di feste e anche questa sera si festeggia la cena del Natale del Madonna Alta Ferro di Cavallo. Ma adesso siamo curiosissimi di addentrarci nella serata, andiamo subito dai protagonisti. Grazie Irene, allora noi prendiamo la parola qui con il padrone di casa, o almeno quello che fai noi di casa, padrone di casa forse no, perché siamo in un'attività di ristorazione molto vicina al campo, praticamente adiacente, il presidente Lustri, presidente del Madonna Alta Ferro di Cavallo. Questa è la serata un po', diciamo, clou dell'anno, no? Dove ci si fanno gli auguri. E allora complimenti, perché vedo due sale completamente piene. Sì. Abbiamo riservato tutto il ristorante per noi perché i numeri ci davano ragione, quindi abbiamo riempito tutto il ristorante con 300 posti a sedere. Ecco, io sono subito cattivello, ma non certo nei confronti del Madonna Alta Ferro di Cavallo, ma nei confronti magari di chi dovrebbe sovraintendere per quanto riguarda le strutture. Lei diceva i numeri ci danno ragione, ecco, se vi danno ragione e avete il campo piccolo in sintetico e quello in terra grande, che cosa che credo ormai ci hanno pochissime società, un unico campo in terra, figuriamoci che cosa vi potrebbe aspettare a livello di numeri. Certo. Purtroppo il comune ha altre priorità. Noi comunque stiamo lavorando per creare il sintetico o altre alternative e stiamo procedendo, abbiamo il progetto già esecutivo in mano e attendiamo il prossimo bando dove possiamo concorrere per realizzare i nostri sogni. Bene, scusa Fabio, e allora Presidente, in una recente intervista che ti abbiamo fatto, a un certo punto tu hai detto una frase dove io sono rimasto sbalordito, perché è la prima volta che sento parlare al contrario. Cioè, io ti ho chiamato e ti dissi: Presidente, facciamo la partita della prima squadra o preferisci che riprendiamo i ragazzini qualche partita? E tu mi hai detto con molta franchezza, ma proprio subito di getto: no, preferisco i ragazzi. Perché questa scelta dei giovani anziché la prima squadra? Giusta, però è controtendenza, esatto. Beh, la società non è solo la prima squadra, partiamo dai piccolini da 5 anni a salire, tutti devono avere il loro spazio, tutti devono avere la loro visibilità e niente, noi vogliamo che i nostri ragazzi siano orgogliosi di far parte di questa società, quindi diamo spazio a tutti quanti, non abbiamo solo la prima squadra. La prima squadra è l'obiettivo finale dei nostri ragazzi, crescono per arrivare alla prima squadra. Oh, cari presidenti, cari dirigenti di tutte le squadre dell'Umbria, cari telespettatori, non sono io che lo dice, Meatelli, è un presidente di una società storica, il Madonna Alta Ferro di Cavallo, e quindi se lo dice gli fa onore. Quindi io questa sera sono tornato volentieri, quando tu ci hai chiesto vogliamo organizzare qualcosa, sì, volentieri, perché un presidente che mette al primo posto i ragazzini, i giovani, quelli di 5 anni, vuol dire che la domenica non sta a guardare il risultato, vuol vedere come crescono i suoi ragazzi, sbaglio Presidente? Giustissimo, giustissimo. A me quello che piace è vedere in loro la felicità di giocare
anche se il risultato va male, ma la felicità di ogni azione dietro l'altra, il sorriso, come gli brillano gli occhi. Sì, ma lo vedo anche questa sera, siamo entrati 300, quante persone sono? 400, boh, una marea di gente, quindi sono rimasto veramente, sono stato contento che tu ci hai dato questa grande opportunità. Fabio, abbiamo qualche altra domanda sì, per il Presidente? Sì, sono curioso di sapere e di conoscere il rapporto del Presidente Lustri con i genitori, dei bambini, specialmente quelli più piccoli. È un presidente attento magari alle esigenze, oppure dice io faccio il presidente e il genitore deve fare il genitore? No, io cerco di abbracciare un po' tutto, ho la fortuna di avere un bellissimo staff dove mi aiutano in tutti i momenti della giornata, con i genitori certo ci incontriamo fuori dai spogliatoi, sugli spalti, è bello convivere con loro i momenti di gioia dei loro bambini. E noi abbiamo dei genitori fenomenali, bravissimi, come sapete abbiamo uno stadio senza barriere, quindi è la nostra forza, non ho avuto mai problematiche a livello di ordine pubblico, quindi sono veramente fiero dei nostri genitori e in mezzo a questi genitori ce ne sono tanti che aiutano la nostra società sia come dirigenti ma anche per portare avanti i nostri progetti futuri per ampliare il nostro parco impiantistico sportivo. Perché poi voglio dire, sì, dirigenti, ma ci vuole poi chi fa le cose concretamente, no? Non perché i dirigenti non lo facciano, ma l'attività senza scopo di lucro da parte dei genitori è fondamentale in una società. Quindi non so. No, se... io confermo quello che ha detto il Presidente, perché questo pomeriggio quando sono venuto mi sono recato nella sede del Madonna Alta per definire alcuni dettagli per questa serata, per cercare la buona riuscita, e lui era dentro in ufficio tutto aperto col giaccone e lì sembrava che lavorava. Io ho detto dov'è il Presidente, non l'avevo manco riconosciuto perché c'era un via vai di gente, quindi ti ho visto uno di loro e questo... E subito ho pensato, guarda, vedi, è talmente umile che si è messo a disposizione, cioè c'è un clima molto sereno e tranquillo. Assolutamente sì, io sono uno di loro, anch'io sono un genitore con due ragazzi, che ora, uno ora non è più nella mia società, ma l'altro più piccolo ancora a 17 anni gioca nella mia società. Comunque io sono uno di loro e lo sarò sempre, per me è una grandissima soddisfazione. Senti Presidente, una domanda provocatoria te la devo fare, ma... perché io so che significa fare il presidente, significa un grande sforzo, tutti i pensieri, che è vero che c'hai ottimi collaboratori come Murano, come Beligni, come Castellani, ce l'hai, è vero, questo è vero, però, ma una domanda te la devo fare, ma chi te lo fa fare? Chi me lo fa fare? Sono i miei sogni da bambino, quelli che non sono riuscito a realizzare per me stesso. Cerco di riportarli ed aiutare i miei ragazzi a viverli. Io purtroppo non ho avuto questa grande carriera da calciatore, mi piaceva però... Eppure il fisico c'è, potevi farlo. No, beh, l'ho fatto fino che ho potuto, poi dopo infortuni, vabbè. Comunque ritrovo nel mio staff tanti giocatori che ho avuto in passato, quindi... Mi sono divertito e voglio trasmettere, voglio far divertire i miei ragazzi. Allora Presidente, vogliamo fare gli auguri non solo... alla società Madonna Alta come immagino, ma anche un po' a tutto questo calcio umbro. Qualche volta ci abbiamo da ridire, ma senza calcio fino al 7 gennaio non sarà facile stare per noi malati. Assolutamente sì, voglio fare gli auguri a tutti quanti, a tutta la mia società, a tutti i miei ragazzi, a tutti i genitori e poi allo staff della Lega Nazionale Dilettanti, al sindaco, all'assessore allo sport, a tutti coloro che ruotano intorno a tutti gli sport. Noi comunque andiamo avanti lo stesso. Non ci fermiamo, si fermano i più piccoli perché il nostro settore giovanile, i più piccoli si fermano, ma dagli esordienti a salire continuiamo senza fermarci. Bene, io direi lo possiamo congedare, ringraziarlo. Lo ringraziamo per l'ospitalità. Per l'ospitalità, mandarlo a mangiare. No, a mangiare è brutto, diciamo, ho visto che c'è tanta e c'è tanta. Ma tu a te ne puoi sempre mangiare. No, noi ti raggiungeremo. Io almeno dopo. Lo dico, c'è chi mangia senza allora, dirlo come te. Vado per i miei ragazzi. Va bene, grazie Presidente, grazie, grazie.
ci ha raggiunto una figura storica, Mario Castellani. Da quanti anni tu sei a Madonna Alta? Ho fondato la Polisportiva Madonna Alta nel 1989. Io lo sapevo, l'ho voluto che lo dicessi tu, insieme a Frau. Frau è arrivato dopo. Ah, quindi prima tu? Sì, perché il primo presidente è stato Sauro Biscotto. È vero, Sauro Biscotto, che io lo chiamavo, io mi ricordo, lavoravo in circoscrizione e lui era il mio presidente. E io lui mi parlava sempre di questa realtà, è vero. Bene, ascolta, tu so che ti occupi, segui personalmente la Juniores. Sì, sono dirigente responsabile per tutto il settore giovanile, con un particolare occhio do alla Juniores. Perché? Perché sono i ragazzi più difficili. Perché fino a che arrivi ad allievo, che c'è il papà, la mamma che ti portano, e juniores sono ragazzi un po' che si devono organizzare, bisogna organizzarli al meglio. Categoria che ho, poi mi piace farli trovare pronti ad andare in prima squadra. Cioè, quindi l'obiettivo che volevo e che volevamo sia io che Enrico Frau è che i nostri ragazzi del settore giovanile potessero tutti giocare in prima squadra e fare una prima squadra di tutti i giocatori che sono stati nel nostro settore giovanile. Scusa Mario, allora a te ti piacciono le sfide? Certo, giusto? Esatto. A tuo avviso, poi lo chiederemo al responsabile, certo, che è Raffaele, certo, Murano. Certo, sì. Ci sono dei giovani pronti per la prima squadra? Dunque, ti parlo solo quest'anno. La nostra juniors già in prima squadra hanno esordito 6-7 giocatori. Solo per dirti questo. Quest'anno? Perché abbiamo un allenatore che è della nostra idea. Ma vogliamo ricordare l'allenatore della Juniores della prima squadra? Allora, l'allenatore della Juniores è Federico Monottoli. Esatto. E poi della prima squadra invece è Matteo Leombruni. Noi lo sapevamo, però sì, è bene che li ricordi tu. Quindi quest'anno grande soddisfazione la Juniores ti sta dando. Ah, benissimo, io direi che più che soddisfatto. L'ultima è stata la chicca, è stata sabato passato, dove in 9 contro 11 sono riusciti a vincere la partita. Allora, di solito nessuno vuole la Juniores perché pensano è una categoria che non è, e invece tu hai voluto questo. Sì, perché come ti dico, la Juniores è sempre un po' bistrattata. Perché le società che naturalmente fanno promozione, prima categoria, è un appoggio relativo, perché poi fuori quota li prendono sempre da fuori e non dalla loro, normalmente, dalla loro squadra. Ma noi vogliamo invece cambiare la tendenza. Vabbè, non so se Fabio ha una curiosità. Vengo dalla Juniores, quindi lo so, ecco. So benissimo le problematiche. È un campionato che è messo lì. Parliamoci chiaro, tanto per essere messo lì. Quindi dobbiamo anche in una giornata di festa come questa sensibilizzare chi sta alla guida del calcio a far sì che non ci siano giocatori o ragazzi di Serie A e di Serie B. No, e soprattutto non farli smettere di giocare, perché questo devono coltivare le loro passioni. Quindi credo che voi come dirigenti avete la grande possibilità e la grande missione di far capire che la Juniores non è un parcheggio, ma è un campionato. Questo è proprio quello che dici tu, è giustissimo, perché nella maggior parte dei casi la squadra juniores viene sottovalutata dalle società. Invece, secondo me, la juniores, come tutte le altre categorie, deve essere valorizzata alla stessa maniera. Bene, io approfitterei del vicepresidente, di Mario, approfitta dei microfoni nostri per poter fare gli auguri di Natale, di fine anno. Ringrazio voi innanzitutto di essere venuti questa sera, come poi ringrazierò anche tutti i nostri genitori, i ragazzi, eccetera. Ma auguro anche a tutte le società sportive dell'Umbria delle buonissime feste per tutti.
Con noi c'è Raffaele Murano, responsabile del settore giovanile. Buonasera. Buonasera a tutti. Vedere tutta questa gente che partecipa a questa bellissima serata sicuramente è motivo d'orgoglio e ripaga anche di tutti gli sforzi che fa ogni giorno. Sicuramente in questi periodi riunire tanta gente è importante, quindi oggi siamo circa 310 persone, quasi in ogni gruppo tutti al completo, quindi siamo veramente tutti felici. Siamo felici pure con voi di condividere questa bellissima serata tutti quanti insieme e spero che vada tutto bene e che passiate una bellissima serata. E noi fa piacere che siamo stati invitati da voi per questa splendida serata. Ricordiamo quanti tesserati avete. Ad oggi siamo circa 240 tesserati, quindi è un lavoro importante, soprattutto grazie al gruppo di collaboratori e di istruttori che abbiamo, ma anche alla società, quindi è un lavoro a 360 gradi che comunque ogni anno ci porta sempre a raggiungere obiettivi maggiori. Gestire un settore giovanile non è una cosa semplice, come ci riesce? Sicuramente ci vuole tanta pazienza, quindi delle volte accettare le critiche costruttive perché è giusto che ci siano quando hai a che fare con 220 persone e soprattutto avere uno staff, io ringrazio sempre lo staff che comunque ti ascolta e ti segue fino alla fine e poi avere degli obiettivi, quindi sicuramente noi lavoriamo, abbiamo abbracciato il progetto AST, quindi facciamo tutto quello che la federazione ci propone, ovviamente cerchiamo di coinvolgere tutti gli allenatori in questa nostra progettualità e devo dire che stiamo andando bene, ovviamente vogliamo sempre migliorarci, quindi speriamo di migliorarci ancora di più. Ovviamente colgo l'occasione per ringraziare Nicola Beligni, che è il nostro responsabile dell'attività di base, e Antonio Monzillo, che è il nostro responsabile organizzativo ma parte integrante della nostra società. Non solo a tutti, colgo l'occasione pure a fare gli auguri al nostro mister Francesco Bistarelli, fresco di UEFA C, che ha superato il corso egregiamente da poco. Ma ovviamente inizio veramente da tutti, da chi si occupa dei piccoli amici di tutte le categorie, perché è veramente una piramide che ci porta sempre a raggiungere obiettivi migliori e siamo veramente, veramente contenti. Allora, dato che siamo in un periodo di feste, vuole fare gli auguri a qualcuno? Sicuramente faccio gli auguri intanto alla famiglia Madonna Alta, ma soprattutto anche alla mia famiglia che sono a casa, quindi a Giorgia, Marta e mia moglie Marianna e poi soprattutto anche ai miei cari che comunque non sono qui in Umbria, ma che ci vedremo presto. Ma soprattutto alla famiglia Madonna Alta che comunque ci segue, auguri di buone feste a tutti quanti. Salutiamo Raffaele Murano, responsabile del settore giovanile, e con noi adesso c'è Nicola Beligni, responsabile della scuola di calcio. Buonasera a voi. Buonasera, allora ci spieghi com'è mandare avanti che qualità bisogna avere per mandare avanti una scuola di calcio? Sicuramente una delle qualità fondamentali è l'organizzazione, bisogna organizzare il lavoro per fasce di età, per quanto riguarda la parte appunto tecnica. Però bisogna avere anche buone conoscenze su quello che è poi l'organizzazione globale della struttura, degli spazi, degli orari di allenamento. Quindi che in questo anche avere delle conoscenze organizzative aiuta nel svolgere al meglio questa funzione. Quali sono le difficoltà che si incontrano ogni giorno?
Ma da quest'anno, siccome abbiamo incrementato in maniera esponenziale i numeri, sicuramente una delle difficoltà maggiori sono stati gli spazi a nostra disposizione. E infatti da quest'anno abbiamo dovuto adoperare due fasce orarie per quasi tutte le categorie delle attività di base, nel cui appunto permettere a tutte le attività e tutte le categorie lo spazio idoneo per allenarsi. E sicuramente questo è stato uno sforzo molto importante sia per la società ma anche per i collaboratori stessi. Infatti per questo ringrazio tutti i collaboratori dell'attività di base, Francesco Bistarelli, Luigi Aiello, Samuel De Simone, Antonio Di Sapio, Luigi Di Lello e Gianluigi Germinara. Inoltre anche un altro ragazzo che da quest'anno sta con noi in prima squadra, che ci dà una mano essendo di scienze motorie, Federico Ferretti. Bene, ringraziamo Nicola Beligni, che è il responsabile della scuola calcio e che può andare al proseguimento della serata. Grazie. Grazie a voi e auguri di buon Natale a tutti voi. Alta e il servizio termina qui.